Storytime, Evoluzione Radio. Salve a tutti, sono Marta Garbin e siamo qui su Storytime, il format che vi permette di raccontare le vostre vite. Sono qui oggi con che fa il cosplayer, ma prima di iniziare a parlare vi ricordo i nostri social. Ci trovate su Instagram come Storytime Score Ufficiale e su Facebook come Storytime Official. Passo a questo punto la parola a Lady Oscar, perché oggi appunto sei qui in veste di Lady Oscar. Bonjour à tous à tout le monde. O meglio, buongiorno a tutti, buongiorno a tutto il mondo, ma vabbè, dettagli, sapete che il francese è un pochettino preciso sulle parole. Allora, buongiorno a tutti, ciao a tutti, io sono e oggi sono qui nelle vesti di Lady Oscar, o meglio, per gli amici mi chiamano semplicemente Oscar, diminutivo di Lady Oscar chiaramente, ma in arte mi conoscono come Cosplay per Caso, che tra l'altro mi troverete su tutti i social proprio sempre con questo nome, così come lo sentite, che è in italiano, per cui mi raccomando non sbagliate, altrimenti la Francia vi si rivolterà contro. Ecco, e qui dobbiamo fare attenzione allora. A questo punto però ti chiedo, questa è una passione immagino, vuoi raccontarci un po' quando e come nasce questa passione? Assolutamente sì. Allora, dunque, io ho iniziato in questo mondo del cosplay, come cosplayer, mi ricordo ancora la data perché è una data molto precisa, il 24 marzo del 2019, quindi ad oggi sono 3 anni e mezzo fa. Mm-hmm. Per questo praticamente mi sono dato il nome Cosplay per Caso. Per quale motivo? Perché io vedevo tante persone che avevano dei vestiti bellissimi, dei nomi da arte fantastici, e io allora non riuscivo ancora a inquadrarmi in questo mondo, però comunque un nome me lo dovevo trovare. Allora ho deciso, proviamo Cosplay per Caso, poi nel dubbio, mal che vada, se non mi piace lo posso sempre cambiare, quello che si fa praticamente molto d'abitudinario. Invece praticamente a lungo andare questo nome mi si è adattato sempre di più, non solo per l'ideologia che porto avanti nel mondo del cosplay, ma anche come, cioè per la persona che sono, cioè non ho un programma su quale cosplay dovrei fare. Io scelgo di fare il cosplay al momento, perché nel senso devo sentire un certo feeling con quel personaggio, anche perché poi bisogna saperlo interpretare e portare, altrimenti il cosplay a mio parere non avrebbe più di tanto senso. Però scuole di pensiero, o meglio ognuno ha la propria chiave di lettura, e ho iniziato diciamo questa avventura con il personaggio di Harry Potter, che assolutamente conoscerete tutti, e di lì a poco praticamente sono arrivati altri personaggi, ma non solo da ambienti di film, filmografia o quant'altro. Sono tutti ambienti molto diversi tra di loro, perché passiamo dai film alle serie TV, a reality show, ad anime, manga, insomma ce n'è di tutti i generi. Tra l'altro ci sono anche degli original in arrivo, per cui diciamo che è bello poter esplorare a 360 gradi questo bellissimo mondo. Questa cosa è bellissima e molto interessante, anche perché appunto tu mi hai detto che tratti un po' di tutto, quindi appunto non solo anime, manga, ma appunto di tutto questo mondo. Ecco, ti chiedo, qual è stato magari il personaggio che ti ha poi nel tempo, ovviamente tu mi hai parlato di Harry Potter, ma c'è stato magari un personaggio che nel tempo, evolvendoti, hai sentito più tuo? Certo, allora, in realtà sarà ironica come cosa, io ho iniziato con Harry Potter perché mi piaceva tantissimo, poi però una certa ho pensato di provare a cambiare, e cambiare personaggio chiaramente. Mm-hmm. E allora da lì ho iniziato anche a fare una cosa diversa, perché per portare Harry Potter comunque mi sono dovuto allenare, perché non avevo mai messo le lenti a contatto, quindi avevo paura. Okay, sì. E quindi c'è stato un allenamento anche su quello, tantomeno con la parrucca. Il secondo personaggio, che è quello che praticamente per il quale tutti mi riconoscono, cioè ormai mi hanno identificato con quel personaggio ed è il personaggio di punta, magari non è quello a cui io sono più affezionato, però comunque quello a cui, uno di quelli a cui tengo di più, sì. È il, si chiama The Mask, proviene dal film The Mask da Zero a Mito, con protagonista Jim Carrey, film del 1994 se non ricordo male. Praticamente questo è un personaggio molto esuberante, molto sfumeggiante, come dice praticamente nel film, perché tutti, mm-hmm,
sbagliano pronuncia. Difatti sono 3 anni che vado avanti a dirlo, lo dirò in eterno praticamente. The Mask dice la parola sfumeggiante, non spumeggiante. Per quale motivo? Perché nella versione originale Jim Carrey dice smoking, togliendo l'ultima lettera, ovvero smoking, cioè la G. E allora il doppiatore italiano, per paragonarsi a questo errore voluto, invece di togliere una lettera, la modifica, che così richiama la parola fumo e quindi sfumeggiante. E allora da lì praticamente ho iniziato a provare anche l'arte del trucco, coreografia, balli e quant'altro, e la cosa incredibile è che ho portato questo personaggio, l'ho fatto debuttare a una delle fiere più importanti d'Italia, ovvero il Rimini Comics, e il giorno del debutto, nonostante tutti dicessero vedrai che hai conquistato una vittoria, perché nel mondo del cosplay si ottengono diversi riconoscimenti, io ero sfiduciosissimo, e invece il premio migliore interpretazione quel giorno è andato a me. Complimenti, veramente, non è da poco, assolutamente. Assolutamente no, perché teniamo conto di quale fiera stiamo parlando. Certo. E poi per uno che debutta con un personaggio il primo giorno è una soddisfazione doppia. Assolutamente, secondo me. Immagino che sia una grandissima soddisfazione personale. Ti chiedo anche però, ecco, nello specifico, ovviamente tu hai una ideologia, ci sono magari degli eventi anche a cui hai partecipato, raccontami un po' degli eventi recenti a cui sei stato e anche della tua ideologia in generale. Allora, molto volentieri. Allora, partendo dall'ideologia, e cosa significa la parola cosplay innanzitutto? Costume play, ovvero gioco in costume, detta proprio in italiano. Praticamente l'ideologia del cosplay sarebbe quella di prendere un personaggio che ci piace, di travestirci, truccarci, immedesimarci nel personaggio che scegliamo e poi praticamente di saperlo portare in fiera. Ma c'è anche di mezzo la parola play, quindi gioco, divertimento. Quindi qual è la prima regola nel mondo del cosplay? È divertirsi. Bisogna fare questo puramente per piacere, divertimento, passione e tutto il resto che poi può derivare. Però principalmente questo è un concetto che nasce, certo, con questa dinamica. Subito dopo, oltre a parlare della questa è la mia ideologia, questo è praticamente il concetto. Io come lo interpreto a modo mio? Sì, come è nato, però praticamente io cerco in tutti i miei personaggi, non c'è nessuno che se ne salva in poche parole, ecco, perfetto, ecco, cerco di dare una chiave un pochettino spiritosa, ironica, divertente e casomai anche inaspettata. Per quale motivo faccio questo? Perché sono personalmente convinto che in questo mondo, diciamo, ci siano troppe brutte cose, troppa miseria, sì, certo, troppi brutti avvenimenti, che in questo mondo che ci creiamo da noi, noi dobbiamo cercare di ridere e sorridere il più possibile, perché tanto i tempi oscuri arriveranno comunque, per citare uno dei miei personaggi, ecco. Quindi dobbiamo cercare di ridercela il più possibile. Parlando di eventi, sì, che tu mi avevi appena chiesto, uno degli eventi più recenti a cui ho partecipato, ne cito tre, diciamo, sono stati il Magico Mondo del Cosplay a Parco Sigurtà, San Donà Fumetto a San Donà di Piave, e il Lucca Comics a Lucca. Sì. Diciamo, in questi tre eventi, diciamo, ho fatto debuttare Lady Oscar a Parco Sigurtà, perché okay, Lady Oscar mi è arrivata il giorno prima, quindi ho avuto tempo solo 8 ore per provarlo, farmi tutte le prove. Mamma mia, complimenti, perché è stata dura, immagino. Assolutamente sì, perché non è neanche un costume comprato, è fatto su misura da una sarta qui del posto, quindi se posso permettermi di salutarla, assolutamente, cioè, posso, sì, fare la il suo nome, la troverete su tutti i social come Isabella Canal Grande, e posso garantirvi che fa delle opere d'arte non da poco, sia su di sé che anche su tutte le persone che le chiedono un costume. Certo. L'ho fatta debuttare a Parco Sigurtà, Lady Oscar, ha avuto un successone, foto a manetta, video, di tutto e di più. Sono anche salito sul palco per esibirmi, ho fatto, per l'appunto, seguendo la mia ideologia di far ridere, ho fatto esplodere proprio il pubblico di risate con un'esibizione di appena 40 secondi, però ci sono riuscito, e lì per lì, perché no, ho avuto anche la possibilità di incontrare Andrea Gresti, che è un inviato delle Iene, nonché il capitano Giorgio Vanni. Quindi vedete per quale motivo cosplay per caso, perché come dico sempre io, le cose belle nascono per caso. Bellissimo, veramente. Oltre a Parco Sigurtà c'è stato San Donà Fumetto, dove ho fatto debuttare Lady Oscar con la sua esibizione, che ha vinto il premio speciale deciso dall'organizzazione per l'originalità delle
all'esibizione, quindi è valsa molto anche quello per me. E di recente, sarà ironico, ma sono tornato proprio ieri sì. da Lucca Comics, che oltre a Lady Oscar c'erano altri tre dei miei personaggi, ovvero Pick Finger dell'anime Attacco dei Giganti, The Mask, che ho citato prima dal film The Mask da Zero a Mito, e Pennywise, o come tutti lo chiamano, It, dal film del 2017. Dico come tutti lo chiamano perché Pennywise è il nome del personaggio, sì. It è il nome del film, c'è questa piccola confusione. Certo. Parlando degli eventi, sono tutti eventi molto diversi, molto a sé stanti, però se vogliamo parlare ad esempio del Lucca Comics, che è stato l'evento più recente, devo dire che Lucca è un evento incredibile, perché c'è sempre tanto da fare, tanto da vedere, certo. però praticamente come tutti gli eventi, oltre ai pregi possono esserci anche dei difetti. Sì. Diciamo che il difetto principale di Lucca Comics è il fatto che quando si va lì tutti con il cellulare, chiaramente lì il campo e la rete non prendono, ma vabbè, si sopravvive anche senza telefono, per cui per scattare certo. le foto si può fare anche senza il campo e la rete. E oltre questo, però, diciamo che è stato molto bello, perché ho avuto la possibilità di incontrare 10 o poco più personaggi molto famosi nel mondo dei social, ecco, per identificarli sì. tutti. Posso fare magari qualche nome, ho conosciuto dei doppiatori quali ad esempio Maurizio Merluzzo, poi ho trovato altri cosplayer tipo Yuriko Tiger o Leon Ciro, oppure anche degli youtuber che seguo molto, o blogger come ad esempio Sinister oppure FaVJ, proprio tutti incontrati per caso, per cui vedete, nome migliore non potevo scegliermi. Certo, assolutamente. E oltre a questo devo dire che comunque Lucca è stato proprio un bel multiverso, per definirlo, perché puoi trovare personaggi di tutti gli ambienti, di tutti i mondi, di tutte le versioni, un sacco di colori, un sacco di personaggi, un sacco di tematiche, però praticamente siamo tutti là per lo stesso obiettivo, ovvero divertirci, e io onestamente penso di aver portato a termine la missione. Chiaramente ci sono tantissimi altri aspetti di cui parlare, però diciamo sì, che certo, non abbiamo il tempo di farlo. Assolutamente. Comunque sui social approfondirò molto meglio gli argomenti. Certo, a questo punto purtroppo però io, Oscar, ti devo salutare. Vuoi dare un'ultima volta i tuoi social, così da ricordarsi come contattarti e dove trovarti? Assolutamente sì. Allora, io sono in arte cosplay per caso, così come lo sentite. Potete trovarmi su tutti i social, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, come volete. Io parlo un po' di tutto, oltre di retro gaming, scusate la pronuncia. Parlo anche di cosplay, chiaramente, perché sono venuto qua con tutto il mio armamentario, con tanto di bandiera rosa e spada. Esatto. Ecco. E oltre questo parlo di un bel po' di tematiche molto diverse tra di loro, però principalmente stiamo nel mondo del cosplay. E la cosa divertente è proprio questa, perché come dico sempre, le cose belle arrivano per caso. Perfetto. Quindi meglio di così non si può chiedere. Allora io a questo punto, Oscar, ti saluto definitivamente e saluto anche tutti i nostri radioascoltatori. Vi ricordo un'ultima volta di seguirci su Storytime Score Ufficiale, su Instagram e su Facebook su Storytime Official. Un saluto da Marta e alla prossima intervista. Storytime, evoluzione radio.